Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Drolin con Antoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Non ci posso credere. Non ho neanche avuto il tempo di cominciare l'episodio. Lo distruggo, lo faccio fuori proprio. Dai, dai, dove sei? Dove sei? Dai. Così impari a rompere le scatole quando uno deve registrare un video, capito? Ho raccolto anche tutte quante le spereoni, così si impara la prossima volta a rompere le scatole. Vai, massima potenza. Un primo premio e niente. Ah, ecco. Ah, pure Mastic. Però no yokai. Bene Cooch, per questo video volevo fare la missione di Robonian finale, Robonian ultimale, ultimato, non lo so. Però c'è l'upgrade finale, coloro che cercano l'upgrade finale. Robonian è venuto dal futuro per chiedere il nostro aiuto, Ha bisogno di qualcosa nella nostra era. Accettiamo allora questa missione. E attiviamo anche la navigazione, però non penso serva più di tanto. Il prossimo incarico è da parte di Robonian, è venuto dal futuro. Dal futuro? Ma che diamine! Wow, siamo così famosi che i clienti viaggiano nel tempo per raggiungerci. A quanto pare sta cercando qualcosa che esiste solo in quest'epoca. Se si è fatto tutto questo viaggio deve essere qualcosa di speciale. OMG, chissà cos'è? I clienti vi aspettano nell'area panoramica della torre Magnifex. Well, come on! Ci andiamo subito con il nostro Traspec tascabile. Eccolo qui. Saliamo fino in cima. E la cosa interessante è che comunque sia... hanno programmato il salire con l'ascensore. Non ce n'era davvero bisogno. Potevano semplicemente fare che si oscurava l'immagine e poi ti ritrovavi qua sopra. E ha fatto davvero bene. Come va? Io ciao, devi essere il mio cliente Robonian. Affermativo, io sogno Robonian. Sappiamo che stai cercando qualcosa, siamo qui per aiutarti a trovarlo. Right. Che cosa stai cercando? Puoi darci qualche indicazione? Sogno alla ricerca del robot leggendario di quest'epoca. Che genere di robot? Sul suo petto è incisa l'immagine di un leone feroce. Ok. Ehi, perché mi suona così familiare? L'arma che brandisce è un enorme microfono. Ok, ora è chiaro. Wow, Togo, un momento, hai detto microfono? Allora stai parlando di Leo Conghese! È impossibile, come fai a conoscerlo? Non solo lo conosco, ma l'ho anche pilotato. Allora che abbiamo vinto, ci conferisci il titolo di eroi del futuro? Esatto. Tu sai più un eroe del futuro. Yes, mi piace come suona. Beh, se vuoi i nostri autografi saremmo felici di... Questa conoscenza è proibita. Le mani che sono troppo sane, eliminati. Avvio combattimento. Ma che? Ehi, fredda razzi. Non sente nulla proprio. Beh, vuoi combattere? Oh mio Dio, non ho caricato i miei yokai. Come sono potuto essere così cieco? Non possiamo neanche farcelo amico. Vabbè. Andato con solo la pistola, yokai. Tutto qui, Robonian? Chissà che mi aspettavo io, e invece... 970 punti, tatino. Con uno schiaffo cascava a pezzi. Se hai un problem, possiamo parlarne con molta calma, right? Se ci metti il tappeto non potremmo completare il tuo incarico. Il livello del vostro potere supera ogni mia previsione. Siete degli individui estremamente pericolosi. No, no, non ci ho proprio azzeccato. Well, Luna, quando vuoi sei peggio di un terremoto, ma... Non posso sbattermi della mia forma attuale, ma ricordate... Sono tutti orecchi. Tornerò! I'll be back! La tipica frase di Terminator, famosissima, del primo film. Che diamine, non ci ha nemmeno fatto parlare! Beh, ora è tornato al futuro e noi torniamo all'agenzia. Non posso usare Traspec? Qualcosa mi dice che allora non è finita qui.
Oppure sopra l'area panoramica non si può stare tra specchio, ma mi pare di sì invece. Ecco, ecco, ti pareva, tornerò, I'll be back. Alto là! OMG, è stato veloce! Non è che è stato veloce, è che dato che può viaggiare nel tempo, magari per lui sono passati 10 anni per dire, però può tornare a quando è andato via. Sono venuto dal futuro per completare il lavoro di Robonian. Preparati per essere eliminati! Ma che diamine! Ed io non ho ancora ricaricato i miei yokai. Mi chiedo se poi dobbiamo affrontare anche Ultimate Robonian. O Robonian finale, non so come l'hanno chiamato qui. Tipo in giapponese è Robonian U, ovvero Ultimate. Ve lo ricordo la Weeble Wobble che era da... Sì, da Weeble Wobble, su Weeble Wobble ce l'aveva, non Pony Pony. No, anche la mia forma più aggiornata sarà sconfitta. Mi sa che hai bisogno di un altro aggiornamento, non gli dare le idee. Vedi, Sapione, con me, brutta scodigliata. Grazie per il suggerimento, I'll be back. Però da noi in italiano l'hanno tradotta con aspetto fuori. Ma perché dovete cambiare i dialoghi in questa maniera? Ah, quanti altri catti robot ne fu riuscito a combattere ancora? Ma intanto andiamo a casa. Beh, se Showbonian, che è lo yokai gatto robot americano, non compare, direi solo due. Non posso ancora ricaricarmi, accidenti. Non ho niente per ricaricare l'Energimax, però vabbè dai. Non posso neanche usare Traspec, quindi sì, c'è un'altra sfida. Artula! Per tutti i razzi, ci resiamo. Sta diventando ripetitivo. Vabbè. Ma che diamine, questo qua è gigantesco. Io sono Robonian 28. 28? Ne ha passati gli aggiornamenti. Scommetto che sono sottoposto ad una lunga fase di collaudo. Sono il modello perfetto, preparatevi a essere eliminati. Va bene. Ok, boss Belol a quanto pare. La tosse? Dai, Zazello. Perfietto, ah? Eh? Parcheggio, perfietto! Però il nemico che parte con l'Energimax non è tanto bello, Oh mio Dio, ma è forte! Ai ai ai, è fortino, Ah, vuole attaccare Sobran? Sì. Aspetta che te lo faccio fa. Non ci sperare troppo, zio. Dai, su. Ma non ha cambiato. Ok, 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 dai, dai. Ah, però è pronto. Bene. Carica super turbo. Dai, dai, dai. Su, 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 su. Bravo. Pronto a prendere un'altra batostella? Cos'è, il regalo? Ah, ok. Dai. Ok. Però se ti dai una mossa mi fai un piacere, Ma il pugno! Ok, perfetto ragazzi, con la pistola pronta. La pistola as. Andiamo con Misteriosa che sembra sia super efficace. Magari non contro Robonian 28, ma contro gli altri sì. Bravo Nihiro.
Oio! Pure! Fermati. Ora. Perfetto. Martel pugno. Pokémon. Non è mal pugno, è Martel pugno. Ciao zia Cora. Per i Magikix non mi preoccupo, tanto c'è ascesa. E vabbè però, quante volte in un turno? Dai ragazzi, mo che è super efficace, dai. No, proprio all'ultimo. Dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, non ce la facciamo con la lama, credo. Se, a meno che non è alto. Sì, è alto. Buono, ce la possiamo fare allora. Oh yes! Come ti piacciono le mele? Non c'entra nulla, però, per dire. È una catchphrase americana che da noi non ha alcun senso, in realtà. Però si dice in America. Quando prendi qualcuno di sorpresa, più o meno. Ora ritornate nel futuro, sarà per la prossima volta? Negativo, impossibile tornare indietro. What? I robot di serie 28 richiedono una quantità di energia abnorme. E ora non ho abbastanza energia nemmeno per tornare a casa. Ma che? Sono programmato per essere imbattibile. Eppure ancora non riesco a battervi. Però grazie alle vostre conoscenze e tecnologie avanzate, conoscerete un modo per aggiornare il mio sistema e rendermi più forte. Ora spiegami perché dovremmo aiutarti a farci a pezzetti. Ti aiuteremo. Luna. Ma temo che avremmo bisogno dell'aiuto di uno specialista. Tutto chiaro, chi hai in mente? È il momento di riunire la squadra Smanettoni. Squadra Smanettoni? Ma di che diavolo stai parlando? La leader della squadra Smanettoni è ovviamente la sottoscritta. Tuttavia, per quanto sia geniale, avrà bisogno di assistenza. A cominciare dal nerdissimo me della classe 5-1. Il nerdissimo me. Cioè Luna. No, forse un ragazzo che vive negli antri bui dei negozi di fumetti di Scintilla. Ok. Poi, sempre dalla mia scuola, c'è il figlio della signora Vincenzi, dell'incarico YBX. Ok, è chiaro, è Pier. Un cervellone tra cervelloni, il solo e unico Pierangelo da Col di Brezza. Pierangelo, ok, sì, lui. Poi abbiamo il genio della Yopple che ha inventato lo Yopplebot. Mark Zuckerberg, sì, Orkaberg, non Zuckerberg. E Dulcis in fondo, chiederemo aiuto allo yokai sapientone che vive al museo un pozzo di conoscenza. Qua. Che è professorso. Grazie al team Smanettoni aggiornarti sarà facile come abitare un bullone. Non è facile abitare un bullone. Specialmente se ci sono quelli grossi che servono a sostenere le strutture di travi d'acciaio, credimi. Non sono programmato per avere fiducia, ma in qualche modo mi fido. Non sai cos'è la fiducia? Vabbè, lasciamo perdere. Conto su di voi. Capito. Lascia fare a noi. Quindi... Ah, sta qui! Dato che c'è un punto di teletrasporto per le ville di Col di Brezza, è tarda notte. No, è presto ancora, perfetto. Quindi possiamo ancora parlare con Pierre. Signora, mi scusi se entro in casa sua di notte, ma io sono tipo cattivissimo.
Pierre. Che fai al computer? Ecco il figlio della signora che ci ha chiesto il modellino di YBX. Ehi, tu collezioni i modellini YBX, vero? Sì, non li collezioni anche tu? Certo! Suppongo che anche tu sia un partito di robot come me, eh? Sì, colleziono tutti i tipi di robot, non solo gli YBX. Beh, ho una proposta per te, collega. Dica, dica. Allora, che ne dici? Vuoi costruire il robot finale? Grandioso! Certo che ti aiuterò, sarà un onore. Geniale, grazie per... Pier. Ok, andiamo ora. Bene, adesso parliamo con Professorso. Eccolo qua. Signor sì. Ehi, Mr. Sabutello, scommetto che sei tutto sulla botte giganti. Professorso, mi stai ascoltando? Oh, di nuovo voi. Abbiamo bisogno della tua sconfinata conoscenza. Allora pensi di poterci aiutare? Ho un'agenda piena di impegni. Ricordate che sono uno yokai leggendario. Ma mi rendo conto di essere l'unico yokai in grado di aiutarvi, per cui... Per cui mi aiuterà naturalmente. Sapevo che non ci avrebbe abbandonati, grazie professorso. E i due sono fatti, ora. Allora deve stare per forza qua sopra. Ho cercato dappertutto Mark Orkaberg, sta qua sopra? Eccolo, oh, finalmente. Mi scusi signor Orkaberg, non è lei che ha inventato lo Yopplebot? Beh, io ho completato il progetto dello Yopplebot, ma l'idea è stata di Steve Jobs. Come tutte le altre idee, infatti Steve Jobs ha solo messo l'idea e gli altri hanno messo il braccio. Va bene. Really? Perché me lo chiedi? Ecco, immagino che questo faccia di lei un patito di robot. Mi ha scoperto. Adoro i robot da quando ero un'orchetta. Eccellente. Vedi, c'è qualcosa che vorrei chiederle. Allora, che ne pensi dei nostri? Hai detto il robot finale? Conta su di me. L'importante è che riesca ad avere il tempo per il lavoro. Geniale, grazie mille! E ora, chi ci resta? Eccolo! È lui? Sì, in effetti la testa è quella. Che sorpresa trovare il nerd della classe in un posto del genere. Guarda qua! Ehi, Rino! Rino Amato? Oh, sei tu, Luna, che succede? Beh, ecco... È successo nel progetto grava sulle tue possenti spalle. Quindi vuoi aggiornare un robot gigante? Stramitico! Dobbiamo raccogliere sul concetto di robot finale. Di sicuro avremo tante opinioni diverse su quell'argomento. In realtà prevedo già un accesissimo dibattito. No. Si prepara uno scontro tra cervelloni. Yuppie! Mi sembri già convinto, ma te lo chiedo in ogni caso. Ci aiuterai? Ovvio, almeno spero di esservi d'aiuto. Geniale, grazie Rino! E li abbiamo tutti? Ho visto un The Legend of Zelda lì in copertina. C'era un... E così iniziò la donata degli smanettoni. Siamo qui per rendere questo robot la macchina più straordinaria mai costruita. Wow, è enorme. A me sembra già straordinario. Interessante. Forza, diamoci da fare. Vedi, io e Pierre siamo con il cappuccio. Lui è con l'ombrello, ma non viene fatto vedere nell'avatar. Mark Orkaberg diventa più potente, tipo il re dei mari in One Punch Man, perché la pioggia è il suo elemento, l'acqua è il suo elemento naturale, quindi piove. Professorso invece si bagna. Che bella scenetta. Project Y.
fantastico, davvero. Davvero bello. OMG, guarda qua che carrozzeria, è strabiliante. È tutto bello tuo, prendi questa. Yes. Ok, Robonian Final. Vuoi rinominare Robonian Final? No, non rinomino nessuno. Che bello. Attenzione, un sigillo. Una medaglia yokai, grazie Robonian Final. Nella mia forma perfetta potrò certamente esserti d'aiuto. Evocami quando vuoi. What? Ma sapendo una volta non era sconfiggerci? Ci sarebbero tante cose da commentare, ma ne ho pieni i razzi. L'incarico è completato, alright! Perfetto! Sembra tutto very good, obiettivo. Very good, allora questo video termina qui. Abbiamo giocato anche con Luna, vedete che lei lo screen time ce l'ha, ma ce ne avrà ancora molto di più quando andrò a fare il campo di grano infinito, che già sto facendo. E sono davvero a buon punto, nonostante abbia fatto solo due volte. Quindi la prossima, penso che altre due volte e ci siamo, non ce la facciamo a farlo. In teoria dovrebbero essere sei volte, e la sesta c'è la boss battle, ma vedremo poi. Ad ogni modo, questo video termina qui e io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente come sempre trovate il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!